Pubblicheremo sul sito di Medicina Democratica e costruiremo i link, credo anche col sito di Radio Popolare 37.2, lo metterò sul mio sito, faremo girare questo materiale, perché mi rendo anche conto che è complesso, cioè uno vede una diapositiva e poi ha bisogno di ragionare. E purtroppo uno degli ultimi diapositive che hai presentato, è di un'attualità drammatica, perché abbiamo avuto già occasione di ricordare altre volte, ma i metalmeccanici sono stati i primi a inserire un meccanismo assicurativo nel contratto collettivo nazionale. Sono stati poi seguiti da diverse altre categorie, ferroviere, vi dicendo. Noi abbiamo, con le possibilità che non pensano, però abbiamo tentato di contattare il sindacato, di parlare anche con la CGIL per far presente esattamente le cose che hai detto tu, la direzione dove si stava andando. Le risposte non sono state positive, per ora non l'hanno chiesto, si sono rifiutati di metterlo nel contratto del pubblico impiego, ma questo ha un suo senso, perché il contratto del pubblico impiego sono le persone che lavorano proprio anche dentro il Servizio Sanitario Nazionale, quindi mettevano qualcosa che andava anche direttamente contro di loro, ma le altre categorie stanno correndo tutte a inserire l'assicurazione privata. Scusate se io mi ripeto per qualcuno che l'ha già sentito, ma siamo riusciti un giovedì a fare la trasmissione 37.2 con uno delle segreterie nazionali della FIOM in diretta. Abbiamo chiesto alla segretaria, ha detto no, mi dice ti mando quello che in segreteria si occupa di queste cose, il massimo esperto. Messo alle strette, perché prima ha detto ma sì, ma questo l'abbiamo ampliato, cioè quindi andava nel senso opposto, l'abbiamo ampliato anche alle famiglie dei lavoratori eccetera, a un certo punto dice vabbè, ma noi abbiamo chiesto alle assicurazioni che poi quando c'è da fare l'intervento o diagnostico o sanitario, le persone devono andare nei servizi sanitari pubblici. Cioè l'assicurazione deve spingere, dice no, abbiamo fatto l'assicurazione, li deve spingere. Non il bello della diretta è questo. Per me è stato, non per lui che era, doveva reggere la situazione, che lui non ha fatto a tempo a dire questo, che è arrivato immediatamente un sms di un lavoratore metalmeccanico che ha raccontato una cosa banale, dice, dicendo guardate, io sono d'accordo con voi, però se c'è l'assicurazione l'ho utilizzata. Dice no, ma non arrabbiatevi, io l'ho utilizzata. E allora dovevo andare a fare un piccolo intervento, volevo andare in una struttura pubblica. L'assicurazione mi ha detto se vai nella struttura pubblica tu paghi il ticket e anticipi le spese e noi poi nel giro di 2 mesi ti rimborsiamo. Se tu vai direttamente col privato, e questa è la lista del privato dove tu puoi andare con la nostra assicurazione, tu non tiri fuori né ticket né nulla, perché paghiamo noi direttamente il privato, ci accordiamo con loro. E lui dice dove volete che sia andato? Io sono andato nel privato. E quello del segretario della FIOM ovviamente non silenzio, perché cosa poteva rispondere? E per noi persone che hanno organizzato questo incontro e che senza nasconderci abbiamo tutta una storia, una cultura di sinistra, questa vicenda sia stata portata avanti prima di tutto dalla FIOM, cioè dai metalmeccanici dentro cui c'è anche la FIOM, tutti i metalmeccanici, non è un problema su di FIOM, evidentemente ci preoccupa ancora di più, ci angoscia, perché come abbiamo visto contribuisce direttamente alla distruzione o a recare danno al Servizio Sanitario Nazionale. Altra questione che tu hai accennato all'inizio, quindi io la riprendo perché poi hai detto tantissime cose. Allora, i giornali e i media, questo ci serve per imparare anche a decodificare quello che i media scrivono. Saluteinternazionale.info ci aiuta poi anche in questo lavoro. Hanno detto indice Bloomberg, l'Italia è al 4º posto. Siccome devo preparare la relazione per gli studenti, ho detto andiamo a vedere un attimo bene com'è questa storia dell'indice Bloomberg. E poi ho trovato le vostre critiche, poi alla fine le persone che scrivono sono sempre le stesse. Dice, ma un momento, come ha fatto a dire che siamo al 4º posto? Cosa hanno fatto l'indice Bloomberg? Qual è l'indice principale che ha preso? Attesa di vita, cioè durata media della vita, diviso spese sanitarie pro capite. In questi ultimi anni. E siccome la spesa sanitaria è diminuita,
ma anche non c'è bisogno di miei studenti, un ragazzo delle medie arriva a capire che se diminuisce oggi la spesa sanitaria non è che l'attesa di vita immediatamente diminuisce, ci sono dei tempi. Per esempio, aumentano molto di più gli eventi morbosi per le persone che hanno più di 65 anni e secondo i dati OCSE noi su questo stiamo galoppando. Ma l'attesa di vita ci mette un po' a diminuire, no? E non è il rapporto solo con la diminuzione della spesa sanitaria, è il rapporto con tutta un'altra serie di scelte politiche, sociali, eccetera. Quindi paradossalmente il fatto di aver diminuito la spesa sanitaria per la persona, cioè di aver tagliato alcuni servizi e reso più facile l'accesso, in questa micidiale ricerca faceva sì che noi schizzassimo al quarto posto perché spendiamo meno e però abbiamo un'attesa di vita ancora lunga. Così, no? Penso di averla spiegata in modo corretto semplificando, però è così. E nello stesso modo, attenzione, ci continuano a dire il servizio sanitario italiano è al secondo posto secondo i dati dell'OMS. 2000, no? Dati del 97. Ecco, ancora peggio, non 2000, 97. Quindi, pubblicato nel 2000, ma dati del 97. Ecco, vedete che sono super esperti. Pubblicato nel 2000, mi fermavo io, ma invece relativi al 97. Quindi più di 20 anni fa eravamo al secondo posto. Noi i risultati di quello che sta venendo adesso lo vedremo in modo compiuto, se non li fermiamo, tra 10-15 anni, già lo vediamo nel divenire, ma in modo compiuto a 10-15 anni. E una terza e ultima riflessione sulle tantissime che tu hai dato è proprio rispetto all'ultimo. Mi ha confermato, perché io sono riuscito, non so se si può a Firenze, ma a Milano sono riuscito a dare una tesi ed avere l'ok della facoltà sulla tesi, i meccanismi occulti in regione Lombardia di spostamento dalla spesa pubblica sanitaria dal servizio pubblico al servizio privato dei cittadini. Cioè la ricerca sui meccanismi occulti. E nelle ultime diapositive, parlavi a livello nazionale, non di regione Lombardia, hai fatto vedere chiaramente quali sono alcuni meccanismi che, senza fare una legge, poi ci sono anche le leggi, ma senza fare una legge, ti spingono ad andare verso il privato. Quindi mi pare abbiamo avuto una rappresentazione completa ed estremamente interessante. Io ho dato molti dati perché il quesito che mi avevi dato era molto complesso. Ma mica ho criticato, ti ringraziamo perché sono dati su cui poi potremo lavorare tutti quanti, assolutamente. E adesso Gavino Macciocco, medico anche lui, Università di Firenze.